pomeriggio al circo? No, non abbastanza, non abbastanza. Neanch'io mi sono esposto abbastanza, devo ammettere, non quanto avrei voluto, continuo a non farlo, ma perché non sono mica stupido. Nel senso che faccio la guerra contro ogni avvento, cioè, anche perché dove poi, quale cosa ci faccio? Nel privato sì, esprimo le mie idee, però preferisco, ho capito a un certo punto che bene farlo nel privato, essere più carbonari, cioè cercare di aprire delle discussioni, dei ragionamenti, perché là, purtroppo c'è una malattia nella quale viviamo tutti, che la discussione pubblica diventa subito strumentalizzata, no? E quindi ho capito che non posso esprimere il mio pensiero veramente liberamente, ma questo io penso che tutti i miei colleghi lo ammetteranno, cioè tu non puoi andare in televisione a dire quello che pensi, non si può fare. E per cui cerco di costruire delle relazioni, di parlare con delle persone, anche con dei politici, pittori, artisti di vario genere, scrittori, registi, colleghi, attori, di fare delle riflessioni, di cercare di approfondire, ecco, di sfuggire alla semplificazione. Diciamo propagandistica nella quale siamo proprio intrinseci. Quindi cerco poi di fare il mio lavoro. Un bilancio di questi 20 anni è un bilancio. Io sono veramente grato, tanto felice di fare il mestiere che faccio. E penso che sia un bilancio buono, anche con delle delusioni da qualche parte, dei rimpianti, ma ancora comunque con tanta voglia di fare. Ecco, io sono per il lavoro tantissimo, mi piace, non riesco, sono iperattivo, anzi quasi una patologia. Mi piace fare il cinema, mi piace molto produrre, ecco, quindi penso che continuerò a produrre. Basta, smetterò di fare l'attore, però adesso questo è l'ultimo film. No, non è così scherzato. Penso che sì, sono felice, insomma, sono felice di aver fatto questo film tantissimo. È un po' un coronamento di un percorso, questo film, che ho fatto da solo, sulle mie spallucce di produttore, grazie a Giuseppe, a Benedetta, è stata veramente fantastica, perché questo è un ruolo difficilissimo. Considerate anche il fatto che noi, come vedete nel film, non parliamo come parliamo oggi, no? Quindi, cioè, qui la scrittura insomma, non era proprio facile. Quindi il rischio che potesse risultare, come dire, un po' artefatto, bisogna essere molto molto bravi, bisogna avere una grande esperienza, cosa che io di fatto avevo perché ho l'età che ho, però per un'attrice così giovane gestire un personaggio così è veramente incredibile. Grazie ovviamente a Giuseppe che ci ha diretti magistralmente, anche se qualche volta è di Cerignola, quindi diciamo c'è sempre. Vabbè, no. Mezzogiorno. Un'altra domanda?